Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Luigi. Innanzitutto volevo ringraziare tutti coloro che hanno scritto nei commenti nel mio video di presentazione. Io onestamente non mi aspettavo tutti questi commenti, quindi grazie veramente di cuore. Ricambio i saluti a tutti voi, insomma, siete stati molto gentili. Bene, detto questo, in questo primo video di persona vi parlo dell'olio di neem. Io ogni anno introduco un qualcosa di nuovo nel mio canale. Lo scorso anno è stata la zeolite, l'anno prima ho provato la perlite nel semenzaio, quest'anno provo l'olio di neem. L'olio di neem è una sostanza completamente naturale, questa l'ho acquistata su Amazon, sembra la più costosa, in realtà è quella che costa di meno in rapporto al peso, quindi se pensate di doverne fare un uso massivo dopo che avrete visto questo video, ecco, vi lascio il link in descrizione se volete, vi comprate quella che volete ovviamente, ma questa è quella che costa di meno come prezzo al litro. Il principio attivo su cui si basa è azadiractina, mi si incastra la lingua quando dico questo componente, perché questo principio, perché è un po' difficile, quanto sta che comunque è un prodotto completamente naturale, è estratto dai semi dell'albero di neem a freddo, l'estrazione viene fatta a freddo ed ha alcune proprietà per noi che coltiviamo un piccolo orto e abbiamo delle piante da frutto. Io lo userò sui limoni, questa volta vi faccio vedere, ho un'infestazione paurosa di cocciniglia e vediamo come si comporta, è la prima volta che lo provo, è ancora sigillato, ha un'azione insetticida, interviene sul ciclo vitale degli insetti, va bene anche ovviamente per la cocciniglia, va bene anche per le cimici, c'è scritto, io ancora non l'ho provato perché non ne ho, quindi quando avrò le cimici, quando mi arriveranno, a quel punto farò il test con l'olio di neem. Allora, per aumentare il potere adesivante dell'olio di neem utilizziamo il sapone molle potassico, o in questo caso io non ho il sapone molle potassico, utilizzerò il sapone di Marsiglia, questo l'avevo disciolto all'epoca, l'avrete già visto in altri video, e poi l'ho fatto risolidificare ed è la versione pura. Se dovete utilizzare il sapone di Marsiglia, utilizzate sempre la versione pura, perché ci sono sul mercato anche tanti prodotti che hanno lo stesso nome ma sono di origine chimica. Detto questo, le dosi, allora, per quanto riguarda l'olio di neem io utilizzerò 10 ml litro, mentre per quanto riguarda il sapone di Marsiglia utilizzerò 3-4 grammi litro, mi tengo molto basso, e dal momento che è la prima volta che faccio questo tipo di trattamento farò un test su 3-4 foglie, mi fermerò 24 ore, vedrò i risultati, poi se non ho problemi di fitotossicità a quel punto irrorerò tutta la pianta. E adesso ve la inquadro, è una pianta messa veramente male, ho aspettato un po' che peggiorassero le cose perché volevo fare questo video, ma sono peggiorate veramente in tempi molto brevi. Allora l'ho tolta dai raggi solari, vi ricordo che tutti i trattamenti li faremo la sera, seguite questo consiglio perché è importante, altrimenti col sole che c'è adesso a 38 gradi noi bruciamo le piante. Quindi abbiamo lo spruzzino, un litro d'acqua, sapone di Marsiglia e l'olio di neem. Allora, questo è il mio limone, guardate, parto dall'alto, è qualcosa di scandaloso, io un'infestazione così non l'ho mai avuta ed è sempre questa pianta che poverina viene attaccata. Tenete conto che negli scorsi anni avrete visto, se avete visto qualche video, qualche mio video, avrete sicuramente visto che le ho trattate col peperoncino, con un estratto a base di peperoncino fatto in casa e con un estratto all'aglio, anche quello ha funzionato benissimo, anche il peperoncino ovviamente. Allora guardate, intanto vi faccio vedere, osservate dove trovate le formiche, vedete quante formiche che ci sono qui, ecco, guardate qua ad esempio, ecco dove ci sono le formiche, ci sono anche gli afidi o la cocciniglia o entrambe, non è una cosa immediata da fare, ecco, questo vi volevo dire, però bisogna poi porvi il rimedio prima o poi, ecco, guardate qui. Bene, adesso ci rimettiamo in postazione, prepariamo la miscela, la erorò su pochissime foglie, attenderò domani sera, dopodiché se è tutto a posto farò il trattamento. È una cosa che consiglio anche voi come modus operandi, perché sono prodotti naturali, va benissimo tutto, però non sappiamo se abbiamo sbagliato le dosi, non sappiamo se ci sono problemi di fitotossicità dovuti magari all'alta temperatura, ecco, allora è corretto secondo me fare un piccolo test, poi una volta che si è appurato che va tutto bene, ecco, a quel punto possiamo tranquillamente anche le volte successive andare sul sicuro. Allora mi metto fronte camera, ecco qui, ho messo un po' d'acqua qui dentro, il resto del litro più o meno è qui, agitare bene prima dell'uso, ecco, vedete come rimane, no?
viene fuori una specie di sostanza lattiginosa. Ora il problema qual è? È quello di sciogliere i 3 grammi litro del sapone di Marsiglia. Se avete sapone molle potassico è la cosa migliore, io come dicevo non ce l'ho in casa e quindi utilizzerò questo. 3 grammi litro, eccolo lì, ci siamo. Io le dosi proprio sciogliamo alla buona, dopodiché li versiamo qui nel contenitore, nell'irroratore e miscegliamo bene. Non vi ho detto ovviamente che l'olio di neem lo potete utilizzare anche puro, così com'è, senza miscelarlo con altri prodotti. La miscelazione con sapone molle potassico o con, in questo caso, il sapone di Marsiglia, come vi dicevo, è soltanto una cosa in più, un adesivante, non è obbligatorio. Quindi voi, se volete, potete acquistare solo l'olio di neem e lo utilizzate puro, così com'è, ovviamente diluito. Sul blog unorsoincampagna.com e coltivarelorto.com avete qualcosa sull'olio di neem, qualche approfondimento. Ecco, volevo soltanto provare qui sul tronco e su qualche foglia. Perfetto. Abbiamo fatto quindi questo gruppo di foglie qua, qualcosa qui sulla destra. Trovate l'altra videocamera perché mi avvicino un po' meglio, quindi scusate, sono un po' incasinato qua con 3 videocamere. Dai, ci rivediamo domani sera se è tutto a posto, finiamo la irrorazione, dopodiché vedremo i risultati dopo qualche ora, penso altre 24-36 ore. Sono passate 24 ore da quando ho fatto il primo trattamento di prova, di test, per vedere se ci sono problemi di fitotossicità. Ecco, guardate, è tutto assolutamente sano, perfetto, non ho avuto danni, quindi stasera posso procedere col trattamento quello completo. Ecco, nel frattempo volevo farvi vedere, qui ho trovato solo una formica, provo a toccarne qualcuno, voglio vedere cosa succede, non si muove niente, è tutto fermo. Bene, dai, i primi risultati sono incoraggianti, adesso vediamo questa sera col trattamento, dopodiché attenderò altre 24-48 ore e poi tiriamo le somme. Bene, appurato allora che non abbiamo avuto danni, cominciamo a irrorare, partiamo da sopra. Ecco, è importante irrorare anche sotto le pagine delle foglie, eh? La presenza del sapone di Marsiglia o del sapone molle potassico, meglio ancora, fa sì che vi sia un maggiore effetto adesivante, cioè l'olio di neem tende ad aderire meglio e per più tempo alla foglia. Ovviamente se dovesse venire a piovere questa sera dobbiamo rifare il trattamento, eh? Adesso aspettiamo 24 ore e poi vediamo i risultati. Molto probabilmente dovremo poi dare una lavata con un getto d'acqua di media intensità per staccare quello che è rimasto. Sono passate 24 ore dal primo trattamento, c'è ancora la cocciniglia ovviamente attaccata, questa senza un'azione meccanica non si toglie da sola, magari sono morte, non lo sappiamo. Quindi questa sera farò un lavaggio con un getto dell'acqua, mentre se vedrò altri attacchi fra 7 giorni farò un altro trattamento. Quindi ogni 7-10 giorni è consigliabile fare il trattamento per la cocciniglia. Allora, sono passati circa 2 giorni e mezzo da quando ho fatto il trattamento. Nel frattempo ieri sera ha piovuto forte, ma non ci sono stati grossi risultati sull'eliminazione meccanica della cocciniglia. Quindi adesso con un getto d'acqua, prima delicato, poi sempre mano a mano se c'è bisogno, un pochino più forte, proviamo a toglierla, proviamo a eliminarla. Anche questa operazione va fatta la sera, perché adesso bagneremo completamente la pianta e quindi non bisogna avere raggi del sole. Vediamo innanzitutto sul tronco se questa potenza dell'acqua è sufficiente. No, mi serve. Allora lo mettiamo su jet. Oh, su jet abbiamo risolto tutti i problemi. Guardate un po', piano piano, non apro tutta la pompa. Ecco, guardate questa parte qui, prendo ad esempio, ecco questa parte qui. Vi faccio vedere i rametti piccoli sopra, ecco, vedete come sono messi.
Ovviamente se ci sono fiori bisogna farlo un po' più delicatamente, eh? Ecco, vedete questa parte qui come è infestata, un po' di pazienza. Allora, qualcuno potrebbe obiettare giustamente, sì, però perché hai fatto il trattamento, se poi con una semplice azione meccanica comunque si tolgono, è vero, però l'olio di neem ha la proprietà di essere traslaminare, ovvero entra all'interno delle lamine delle foglie, quindi tutto ciò che c'è all'interno di insetti e quant'altro viene ucciso, quindi noi alla fine eliminiamo un po' le parti morte, insomma, che troviamo sulla pianta, non soltanto la cocciniglia. Sul tronco vado un pochino più deciso, sul resto no, ovviamente. Sulle foglie vedete, rallento molto. Perfetto, allora la pianta è tornata nuova. Tiriamo le somme. Bene, allora cosa ne penso dell'olio di neem? Penso che me lo devo far piacere e vi spiego il perché. E questo discorso ve lo farò anche per quanto riguarda le cimici sui pomodori che mi sono arrivate 2 giorni fa. Quindi è lo stesso discorso, lo sentirete un paio di volte se guardate i miei video. Allora, fino a 2 anni fa noi avevamo il piretro sia di sintesi che di origine naturale, era eccezionale. Ora hanno tolto il piretro per quanto riguarda l'orticoltura. Vedete, ci vuole il patentino. Questo è uno dei tanti esempi che vi posso fare. Lo hanno lasciato per quanto riguarda il giardinaggio, per quanto riguarda queste piante qui, quindi io su questo limone avrei potuto utilizzare questo prodotto al piretro, ma non lo posso utilizzare nell'orto, quindi qui con la scusa di provare l'olio di neem mi sono adeguato e ho provato appunto questo nuovo prodotto. Avrei potuto, come vi dicevo, provare anche il piretro, che già so che funziona bene. Le alternative quali sono? L'olio di neem, eventualmente il sapone molle potassico che mi è appena arrivato, quindi farò il trattamento alle cimici col sapone molle potassico e l'olio di neem. In questo caso ho utilizzato il sapone di Marsiglia e l'olio di neem. Sì, va bene, funziona, ma secondo me per infestazioni grosse, io adesso dopo il lavaggio, se nei prossimi giorni vedrò ancora dei movimenti di formiche e quant'altro, fra 7 giorni dovrò fare un altro trattamento e forse anche il terzo. Più di 3 con l'olio di neem non se ne possono fare, bisogna poi attendere un mese e mezzo. E quindi olio di neem, sapone di Marsiglia o sapone molle potassico, una sciacquata e torna nuova. Spesa dei prodotti che ho utilizzato, 20 euro, 22 euro circa l'olio di neem, ma dura anni. Il sapone di Marsiglia, quello puro, se ce l'avete in casa bene, se non lo acquistate costa pochi euro, altrimenti la cosa migliore è associarlo al sapone molle potassico, anche quello costa 10-15 euro, ma dura veramente molto tempo. Quindi con 30-40 euro si riescono a fare trattamenti assolutamente naturali, biologici. Bene, è tutto per questo video, lasciate un like, iscrivetevi, finalmente vedete il resto del corpo attaccato alla mano, perché prima vedevate soltanto il pollice. Se vi fa piacere iscrivetevi al canale, grazie ancora per i commenti che mi avete lasciato sul video di presentazione e per quelli che ancora stanno arrivando. Vi auguro una buona serata.